Ernesto Maillet ha il ruolo di un prete degli anni 60, un po' vigliacco. Che cosa l'ha appassionato di questo personaggio? Proprio questo, perché i preti dell'epoca, e non parliamo di quelli di oggi, erano così, e quindi mi è piaciuto fare questa denuncia e l'ho fatta con molto piacere, perché io li ho conosciuti quei preti lì, che per farmi fare una partita di biliardino o di calcio o di calcetto io mi dovevo fare la tessera, se no non potevo entrare in chiesa. E poi non ne parliamo delle confessioni che mi facevano fare all'epoca, che erano delle cose oscene, ti masturbi, non ti masturbi, che erano delle cose che mi hanno solamente fatto allontanare dalla chiesa, perché mi vergognavo di... Io non glielo domandavo a lui se lui lo facesse. C'è una scena del film che ricorda uno dei duetti tra Don Camillo e Peppone. Sì, sì, infatti io l'ho pensato sin dall'inizio, quando proprio gli vado a portare il proiettore, è proprio il classico Don Camillo che contro i comunisti, la Chiesa non potrebbe mai approfittare dei vostri soldi, insomma questo l'avevo letto quando lui mi ha dato il copione, ed è stata proprio questa cosa che mi ha fatto scattare la molla di accettare questo personaggio, che mi piaceva questa sorta di Don Camillo. Poi a me, io adoro gli anni 60, li ho vissuti troppo bene, li ricordo, li amo, e secondo me sono stati gli anni più belli della mia vita, perché, ma proprio della vita italiana, insomma, venivamo dalla guerra e tutto il resto, insomma. Un giorno della vita è un'opera prima di Giuseppe Papasso. Perché andare a vedere questo film? Perché innanzitutto è una boccata d'aria pura, e poi è una favola. Abbiamo bisogno di oggi di sognare, abbiamo bisogno di un recupero dei sentimenti di una volta, ed è un film che poi nel suo piccolo dice un sacco di denunce, insomma, no? Le avrai colte sicuramente, preannuncia quello che poi stiamo vivendo adesso, un po' all'acqua di rose, ma lo dice tutto il problema e le problematiche di oggi, no?